Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo una pausa di una settimana e qualche shorts, sono pronta a tornare in realtà con un video un po' tappabuchi, ma vi avevo detto che ci sarebbe stato qualche assaggiamo in più. Ma c'è una novità, ho finalmente risolto i problemi con la schiena, sono praticamente tornata operativa, quindi qua sotto in descrizione trovate il link al calendario delle escursioni per chi è interessato appunto a venire in escursione con me a scoprire il Friuli. C'è già una data per il 25 aprile. Dopo questa piccola comunicazione di servizio direi di passare decisamente a quello per cui siete qui. E andiamo ad assaggiare queste patatine che in realtà sono delle bolle di riso nero. Io ho una grande passione per i puff, quelle palline che sembrano sostanzialmente di mangiare polistirolo in realtà, ma mi piacciono di brutto e direi che questa versione di riso e non fritte potrebbe essere un'ottima soluzione per togliermi lo sfizio, ma mangiando comunque qualcosa di sano. Vi faccio vedere come al solito da vicino la confezione, appunto come vedete sono bio e sono vegane, vi fanno vedere anche l'immagine, come vi dicevo non sono fritte e questa confezione qui è da 50 grammi. Sul lato vi dicono appunto che sono delle deliziose palline non fritte con farina di riso nero biologico, leggerezza e croccantezza da gustare in ogni momento della giornata. Sul lato opposto ci sono anche le immagini degli altri snack di questa marca, di questa linea, diciamo, e vi faccio anche vedere, come al solito, sia gli ingredienti che anche i valori nutrizionali. E adesso non mi resta che aprire e andare ad assaggiare. Me le aspettavo un po' più grandi, ma sono proprio piccolissime, ve le faccio poi vedere un pochino da vicino, ma sembrano appunto delle palline di riso proprio, delle palline proprio di farina, come se le avessero proprio dei piccoli gnocchetti quasi. Assaggiamo. Croccanti sono croccanti, ma forse perché non per il fatto di avere tanta aria all'interno, ma proprio per il fatto di essere belle dense. In realtà però non sanno di granché, nel senso che proprio manca proprio il sapore, non c'è nemmeno sale, cioè il sale in realtà è l'ultimo ingrediente della lista e probabilmente ne hanno messo decisamente troppo poco, per cui sanno di poco, è un sapore un pochino più particolare, ma non esattamente un gran sapore. Per cui, se volete togliervi lo sfizio, possono essere una buona idea, ma considerate che molto probabilmente fate meglio a prendervi dei sacchettini di puff, eccetera, di cornetti di mais o le palline al mais, decisamente le preferisco. Bene ragazzi, spero di avervi intrattenuto in qualche modo con questo video, che l'abbiate trovato magari anche interessante. Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete assaggiato queste bolle di riso nero e lasciate un like se appunto vi è piaciuto il video. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure, nelle mie uscite anche, visto che torneremo, e sempre in descrizione c'è il link al calendario delle escursioni con me, appunto, escursioni guidate insieme a me. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi have a nice life!